credo che sia giusto, come afferma la nostra Costituzione, assicurare alle donne la stessa parità di accesso alle cariche elettive e che credo che sia giusto farlo con gli strumenti che la Costituzione e il nostro ordinamento mettono a disposizione. Quando si parla di parità di accesso alle cariche elettive si parla di un tema, e più in generale di parità di genere, si parla di un tema che credo debba coinvolgere e sentire impegnate tutte le forze che sono presenti in Parlamento e credo che debba essere interesse di tutti garantire che nella regione Puglia venga rispettato il principio della parità. Significa che la presenza delle donne nelle istituzioni è fondamentale per il benessere di tutti e spesso soprattutto per il benessere della parte della popolazione che può essere più fragile. La presenza femminile nelle nostre istituzioni non è dunque una concessione fatta dagli uomini alle donne, ma un principio di diritto la cui piena attuazione è necessaria per la realizzazione di una democrazia piena e matura. E questo decreto compie un passo importante in questa direzione. Le nostre costituenti avevano la consapevolezza di questo e hanno combattuto per realizzare questo risultato. Ora credo che in quest'Aula aspetti a ognuno di noi che ricopriamo una carica importante attuare questo principio senza titubanze, indugi o distinzioni. Portiamo a compimento questo percorso, portiamo a compimento, lo avete detto, una proposta che porti la parità compiuta della presenza femminile e di quella maschile in tutti i luoghi istituzionali. Italia Viva è un partito femminista, per questo auspico, signora Ministra, che il suo intento, quello di portare il 75esimo anno della liberazione, una legge che preveda il 50% della presenza delle liste delle donne sia veramente effettivo e per questo motivo e per far mia queste parole alte ed elevate che voto a favore del decreto in oggetto. Grazie.